C'è una polemica in corso in Forza Italia, sono volate parole grosse nei suoi confronti, traditore, ingrato, cosa risponde? La cosa non è del tutto di mio scarsissimo interesse. Io sono presidente della provincia, sono un'istituzione e non rispondo a questo tipo di attacchi. Così parlò gamba corta, il presidente della provincia sceglie il basso profilo e preferisce non alimentare la polemica con Sibilia. La querela era nata all'indomani delle regionali, quando il senatore aveva accusato gamba corta di aver tradito Forza Italia per sostenere la lista Caldoro appoggiando la candidatura di Zecchino. La fase è delicata, il partito potrebbe essere commissariato, dunque meglio evitare ulteriori contrapposizioni, almeno in pubblico. Il presidente preferisce concentrarsi sull'attività istituzionale e così a Palazzo Caracciolo convoca i colleghi di Benevento, Salerno e Caserta per far fronte comune contro i tagli nell'avvertenza che riguarda il personale e sui problemi che vivono gli enti nell'applicazione della riforma del Rio. Vorrei far capire ai cittadini che senza le province qualcuno dovrà occuparsi delle scuole superiori, della viabilità provinciale, dei fiumi della nostra provincia o delle nostre province della Campania, che sono competenze storiche che le province hanno, che hanno conservato e che hanno dimostrato nel corso di questi anni di poter garantire in termini di servizi ai cittadini. Lo fanno con risorse sempre minori che arrivano dallo Stato. Qui parliamo di tagli dell'ordine di 1 miliardo di euro alle province sulla legge di stabilità 2015, quella approvata a dicembre, ma che ha anche degli effetti molto negativi. Noi dobbiamo mettere in mobilità del personale perché ci sono funzioni non fondamentali e nessuno ci dice ancora questo personale dove andrà a lavorare. Faccio un esempio banale. L'agricoltura, la forestazione, questi dipendenti a tempo indeterminato, nessuno ci dice se andranno ai comuni, alle comunità montane o addirittura alla regione. Per i centri per l'impiego c'è una grande confusione dall'inizio dell'anno. Si parlava di un'agenzia nazionale che magari si occupasse dei fondi europei legati al lavoro giovanile, garanzia giovani ed altri, e non se n'è fatto nulla. Lo stesso ragionamento riguarda per esempio musei e biblioteche. Siamo qui per affrontare il problema dei problemi, cioè la situazione finanziaria che abbiamo di fronte, tutte le province, ma siamo in Campania, parliamo di Campania, dovremmo fare i bilanci tra qualche settimana, ma credo che le situazioni siano durissime, stiamo verificando proprio sul campo in queste ore che i numeri non riescono a quadrare proprio in nessuna maniera. L'unione serve a far capire un po' al governo, al nuovo governo regionale, le nostre esigenze. Noi abbiamo funzioni delegate che stiamo ancora esercitando senza trasferimento di fondi. Speriamo che con il nuovo governo regionale ci sia un rapporto di collaborazione e stiamo aspettando un decreto da parte del governo che, per la stabilizzazione della legge, per la continuazione della legge del Rio. Noi ci siamo conosciuti in questi mesi con tutte le province, siamo tutti quanti sull'osservatorio regionale. Io mi congratulo col presidente della provincia di Avellino per questa iniziativa perché, come si dice, l'unione fa la forza.